Poi una cartella e uno prima. Via! Cosa sarebbe quella roba lì? Schema dell'astronauta arcaico. Vai, vai, basta così. Tanto oggi non mi interrogo più. Lo so benissimo che lei è preparato. Con lei non c'è soddisfazione, vero, caro? Che punto vuole? Ti piacerebbe 10, eh? E dici io? E ti metto 3. Sicuro. Un bel 3. No, bellissimo. Un altro? Poi la cartella? Uno seconda. Rapido e sbatti a porta. Via! Cosa sarebbe quella roba lì? Lo schema della strofa arcaica. Ah, bravo, bravo. Basta così. Oggi non interrogo più. Non ho voglia di interrogare. Tanto con lei non c'è soddisfazione interrogare. Lo so che è preparato. Che punto vuoi? Ti piacerebbe 10, eh? E invece ti metto 3. Provino, passo. Provino, cardelle, 2 prima. Silenzio, fermi. Via. Che punto vuole? Le piacerebbe un bel 10, eh? E invece io le ho detto 3. Ecco. 3. Così le lascio un brutto ricordo di me e non ci sarà pericolo che lei mi rimpianga. Già. Perché io non ho ancora detto che me ne vado. Contenti, eh? Dopo 17 anni che insegno in questo istituto me ne vado. Parto, vi lascio. Davvero, professore, se ne va? Certo. Ho avuto una promozione per meriti speciali. Per motivi di famiglia mi trasferiscono in Sardegna, qui, a Sassari. Io non ho famiglia, io ho soltanto un vecchio gatto. Tu che diciamo per motivo del gatto? Il gatto sta male, il dottore gli ha ordinato di prendere aria, di cambiare aria, e io lo accompagno. Che silenzio, eh? Proprio come quando aspettano di essere interrogati. Stop, bellissimo, bravo! Rompiscato. Tac. Provino cartelle 3 terzi. Il gatto stava male, il dottore gli ha ordinato di cambiare aria e io lo accompagno. Che silenzio, eh? Proprio come quando aspettano di essere interrogati. Ma non abbiano paura che io non interrogo più nessuno. Cardelli non interroga più nessuno, se ne va. Tanto cosa importa, tutto il mondo è il paese. E gli scolari di Campobasso saranno asini come loro, né più né meno di loro. E forse anche là troverò un Benedetti che non imparerà mai l'aoristo passivo. O un Gersi che confonde sempre il perfetto con più che perfetto. O un Severini, sempre distratto, che scarabotte sulla carta mentre parlo. Insomma, tanti ragazzi come loro. E anche se non saranno più loro, a cui in fondo mi ero affezionato, anche se non sarà più questa scuola, questa aula, anche se non sarà più questa cattedra su cui è scritto, è tanti anni che ce lo so benissimo, inutile, scritto col temperino, si vede benissimo, stupido Cardelli, insomma, anche se non saranno. Ciascun sigaro toscano ha la sua assoluta individualità, né più né meno di qualsiasi creatura della natura, più o meno panciuti, più o meno sottili, più o meno dritti, più o meno curvi, più o meno storti. Di conseguenza, il fumatore del sigaro toscano prova, ogni volta che fuma, sempre una sensazione lievemente, o anche a volte intensamente, diversa. Mario Soldati. Thank you.
Non è vero che io non amo Roma. Non è vero che io non amo il cinema. Semplicemente amo ancora di più la letteratura e Torino. Costruito una chiesa davanti che non potevano, e lui di notte col megafono, lo raccontano, per lì abitavano tutti sordi, c'è stata la scena madre che lui col megafono alla finestra bloccò i lavori delle seghe, perché di notte ha fatto 7 cause contro lo Stato e il Vaticano, 6 le ha vinte, la settima ovviamente l'ha persa.